Scambiamo due chiacchiere con Walter Nanni, curatore del rapporto povertà di Caritas Italiana, un rapporto che ci aiuta a leggere meglio il nostro tempo, in maniera particolare dopo la pandemia. Quindi ringrazio Walter Nanni per essere qui con noi stamattina. Buongiorno Walter. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. E gli chiedo subito appunto qual è lo scenario, quindi post pandemico, che questo rapporto da lui curato ci consegna. Ecco, dopo alcuni anni di emergenza sociale in cui avevamo visto un forte aumento della povertà, soprattutto degli italiani, delle persone italiane che si rivolgono alla Caritas, ai centri d'ascolto, si sta tornando a una situazione pre-pandemia in cui la maggioranza delle persone che chiedono aiuto in Italia è di nuovo straniera. Siamo a una media di stranieri che è di circa quasi il 60%. Quindi 40% italiani, 60% stranieri, con situazioni simili a quelli precedenti della pandemia e quindi situazioni molto complesse. Non Una certa persone croniche che vengono da più di 5 anni, sono quasi il 30%. Molto bene, per un attimo avevo perso l'audio, ma poi ti abbiamo subito risentito. E quindi questo vuol dire che le famiglie italiane stanno recuperando terreno? Beh sì, sicuramente bisogna dire, questo lo bisogna riconoscerlo, l'esistenza di tante forme di sostegno economico che ci sono state in questi ultimi anni, non soltanto il reddito di cittadinanza, ma tante anche altre forme locali che ci sono state, hanno sicuramente ridotto l'impatto della crisi pandemica sulle famiglie. E l'abbiamo visto perché non c'è stato in quegli anni un aumento spropositato di milioni di persone che si rivolgevano alla Caritas. Il rischio naturalmente è che torniamo a una situazione in cui c'è uno zoccolo duro di persone che non riescono a tirarsi fuori dalla povertà, anche perché abbiamo nuove tendenze inaspettate. Scavando nei dati si scopre che per la prima volta cominciano a comparire in modo significativo gli anziani stranieri, che è una cosa inaspettata, perché normalmente la popolazione straniera è più giovane e chi va alla Caritas a chiedere aiuto sono giovani in transizione del lavoro e in questo senso la presenza invece di anziani stranieri comincia a essere forte, sono quasi 8.000 e tra l'altro di questi 8.000 solo 300 percepiscono la pensione di cittadinanza, quindi ovviamente hanno alle spalle una storia contributiva irregolare. La presenza di queste persone ci pone anche dei quesiti, degli interrogativi su come sia le istituzioni, ma anche la Chiesa locale, è in grado di aiutare questo tipo di nuove presenze. Molto bene, e come appunto poi ci stavi già accennando, ecco intanto la regia ci sta proponendo anche degli stralci del documento da te curato, la questione torna ad essere sensibile per quelli che sono gli stranieri, è un tema sempre molto delicato, soprattutto in questi ultimi tempi, durante i quali purtroppo il Mediterraneo è tornato ad essere, come è stato più volte definito, il più grande cimitero della società contemporanea. Che cosa possiamo fare per provare a ridurre le distanze appunto tra noi e le persone che cercano rifugio in Italia o in Europa? Ma diciamo che il modello Ucraina potrebbe essere interessante da seguire. Rispetto a questi 255.000 capi famiglia, diciamo, che si sono rivolti nel 2022 alla Caritas, di tutte le nazionalità, compresi gli italiani, in aumento rispetto all'anno precedente, 12% in più di utenti Caritas. Ad esempio, gli ucraini sono 21.000 e sui cittadini ucraini che si sono rivolti alla Caritas è stato fatto un grosso sforzo di accoglienza, messa in rete comunitaria, disponibilità di risorse anche dal punto di vista della Chiesa Cattolica, delle parrocchie. Ecco, ad esempio, questo tipo di sforzo eccezionale che c'è stato nel caso dell'Ucraina sarebbe un modello da seguire anche per quello che riguarda altri tipi di nazionalità che invece non hanno avuto questo tipo di percorso, anzi hanno avuto un percorso più accidentato. Ecco, quindi in questo senso la presenza già in Caritas di quasi 20.000, più di 20.000 cittadini ucraini che hanno avuto un'integrazione, un inserimento nelle comunità locali, potrebbe essere un segno da seguire anche per altre nazionalità che comunque fuggono da altre guerre, perché ci sono guerre infinite, guerre permanenti in tanti paesi del mondo. Se
su 10 nazionali, le prime 10 nazionalità che si rivolgono alla Caritas, 5 vengono dall'Africa, che è il paese in questo momento attraversato dal maggior numero dei conflitti. Ecco, tu hai fatto riferimento in uno dei passaggi precedenti alle persone più anziane, invece questo rapporto che cosa ci dice sui giovani? Che purtroppo noi abbiamo una presenza, diciamo, storica di persone nella classe di età centrale, no? Quella che dovrebbe lavorare e invece si rivolge alla Caritas perché non ha un'occupazione, ha difficoltà lavorativa. E ci sono però tante situazioni di giovani, di persone giovani sotto i 35 anni che lavorano e vanno alla Caritas. Sono i cosiddetti working poor. Se negli anni scorsi noi ci concentravamo molto sulla povertà educativa, e sul fatto grave che il 60% delle persone che vanno alla Caritas ha un livello di studio inferiore al diploma di scuola superiore, quest'anno quello che volevamo sottolineare è che il 20% di questi beneficiari dell'aiuto Caritas lavora. Quindi evidentemente è nella fascia d'età produttiva, ma non riesce con il suo stipendio a garantire una vita dignitosa per sé e per la propria famiglia. Quindi questo è un ulteriore allarme della condizione giovanile, che non, anche con la presenza di lavoro bisogna stare attenti che non sia un lavoro adeguato, dignitosamente pagato, e invece sono spesso lavori precari, sottopagati, in posizioni lavorative di basso livello. In proiezione, secondo te, che cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi anni? Io penso che per i prossimi anni avremo, se non vengono per così dire modificate alcune norme che abbiamo di fronte, potrebbe esserci un aumento di circa, abbiamo calcolato che sono circa 500.000 le persone che perderanno il reddito di cittadinanza in Italia. È molto probabile che queste persone che già venivano in Caritas, ma che chiedevano un po' di meno magari, o non venivano più, ritorneranno in Caritas per chiedere un ulteriore aiuto. E si tratterà soprattutto, se è confermato l'andamento legislativo, persone sole, cioè persone che non hanno figli e che non hanno disabilità, perché sono persone che in questo momento rischierebbero di rimanere esclusi dalla misura del reddito. In questo senso, il nuovo reddito di cittadinanza, l'assegno di inclusione, diventerebbe, per così dire, non spetterebbe a queste persone. Ci immaginiamo quindi un aumento di utenza proprio in quella fascia. Grazie Walter, siamo veramente riconoscenti per il prezioso lavoro di Caritas Italiana, un lavoro poi tra l'altro molto capillare su tutto il territorio nazionale e che l'importanza ecco, di un lavoro che ci hai restituito anche attraverso questo rapporto sulle povertà e quindi ecco, speriamo di poterti ritrovare con notizie più confortanti. Intanto, ecco, Caritas Italiana rappresenta un presidio fondamentale per tante persone che sono in stato di bisogno o in difficoltà, che sia provvisoria, temporanea oppure di più lungo termine, per cui ecco, siamo veramente grati di questo. Grazie a voi, buona giornata. Buon lavoro a te, allora risentirci ad una prossima occasione.